a tutti, sono Davide Gaulli, questo è il TeamSpeak dei coordinatori dei gruppi cittadini. Oggi è martedì 29 gennaio 2013 e siamo qui tra alcuni coordinatori dei gruppi cittadini per fare la nostra reportistica. Inizierei chiedendo ai partecipanti di fare una breve reportistica dei loro gruppi cittadini con quanto fatto dall'ultimo TeamSpeak ad oggi, dei progetti. E poi parleremo di cosa fare per lo Z Day 2013, visto che cominciamo a avvicinarci alla data e cominciano anche ad arrivare alcuni interessanti suggerimenti. Quindi passo la parola al primo, che è, alfabeticamente parlando, Claudio, da Pisa. Bene, bene. E che dire, Davide? Noi qui a Pisa siamo un po' fermini, diciamo. Te, come ben saprai, si sta portando avanti quell'altro progetto che ci sta portando via, insomma, tantissimo tempo. Ora, sinceramente, ascoltavo, ma nello specifico cosa vuoi che ti dica? Mi ricordo che parlavi di un progetto di realizzare la stampante 3D, quindi volevo sapere magari se avete fatto qualche passo in avanti. Ma anche lì ci siamo un po' fermati. A dir la verità, ho provato a chiamare anche il ragazzo in Sardegna. Ora mi sfugge il nome proprio. E comunque Daniele abbiamo. Podica. Bravissimo, Daniele. E si vede la mattina è all'università. Comunque non mi ha risposto. Ma aveva anticipato che stava lavorando praticamente a una wrap up che sarebbe costata molto meno, no? E quindi siamo rimasti un po' in stand-by. Ovvero, noi abbiamo i pezzi, abbiamo la meccanica, ci mancano i componenti elettronici. Però ecco, anche sotto quell'aspetto siamo fermi. Infatti, anche stasera volevo chiedere informazioni perché so che a Milano ci sono i pezzi, a Napoli anche. E voglio sapere anche da parte vostra come vi state muovendo. E dai, poi appena faccio il report anch'io ve lo racconto. Allora passiamo a Daniel. Eccoci, allora, qui da noi, come ho detto prima, da parte del movimento Zeitgeist proprio, mi sto mettendo d'accordo con un ragazzo di Levico, che sta sulla Valsugana, che si è messo in contatto con gli assessori delle politiche giovanili del posto per fare 2 serate in cui aveva intenzione di proiettare Zeitgeist Moving Forward e Culture in Decline per marzo, quindi in concomitanza con lo Z-Day. Poi in Alto Garda invece, dove sto io, come Zeitgeist, sto comunque spingendo il neocostituito movimento Decrescita Felice dell'Alto Garda, dove abbiamo ultimato la costruzione della RepRap. So che Daniele Monetti, che è il ragazzo che la sta costruendo, ha attaccato l'estrusore l'altro ieri. Da quel giorno però non l'ho più sentito, non so se ha già fatto dei tentativi di stampa, ma comunque lo vedrò insieme agli altri del movimento Decrescita il 4 febbraio. E poi niente, siamo andati a vedere l'orto, sono 180 metri quadrati e stiamo un attimo discutendo su che piante mettere, quando metterle. Abbiamo visto che farle già partire da seme è tardi e quindi dovremmo comprare direttamente le piantine. Per adesso basta, se avete altre domande basta che mi chiedete. C'è stato un seguito a quelle due conferenze fatte verso la fine dell'anno? Allora, io
conosciuto una ragazza dell'Alto Adige, non ricordo bene di dove, che era interessata a collaborare col team col team delle lingue, insomma, di Zeitgeist, per dare una mano con gli articoli, con i sottotitoli. E insomma, ho messo il suo nome, il suo numero e le ore che può dedicare in un GDoc che mi ha passato Vincenzo. E poi niente, comunque moltissima gente contenta e siamo in aperto collegamento con Jacopo Amistani di Open Source Ecology, ci ha passato il progetto per la stufa Pirolisi e basta. Ottimo, dai. Michael da Rimini, cosa ci racconti? O se hai sentito anche gli altri ragazzi dell'Emilia Romagna, che siete in tanti? Sì, allora, qui a Rimini come Zeitgeist diciamo che siamo un po' fermi. Io adesso sto collaborando a una serie di eventi che si terranno tra marzo e aprile. Uno è l'Altrimenti Days, dove ho chiamato Silvano Agosti, che farà una proiezione di un suo film e un seminario, e poi abbiamo chiamato Bagnai e Nino Galloni a fare delle lecture magistrali sull'economia. E oltre a questo faremo anche un forum delle associazioni locali con Lisa Bortolotti di Arcipelago Sciacca. E poi nel frattempo sto collaborando anche a un'altra serie di eventi organizzati dal coordinamento delle associazioni della mia città e faremo la serata con Enrico Caldari di Cos'è il denaro e una serata sullo Sciacca e proietteremo l'economia della felicità, film documentario e altre serate di vario tipo sulle banche del tempo, sugli stili di vita, sui gas. E quindi niente, sto dedicando il mio tempo a queste cose qui. E lato Zeitgeist, non ho ancora trovato gente che voglia portare avanti qualcosa, quindi speravo di riuscire a organizzare lo Z Day anche per quest'anno, però ancora sono un po' incasinato appunto con questi altri impegni che ho, quindi non mi ci sono messo ancora dietro a proporre, a fare. Vedremo nei prossimi giorni se riesco a fare qualcosa. Scusa, ho sentito che stavate preparando una serata come Campari per spiegare cos'è il denaro, cioè, insomma, una serata su questa tematica. Quindi Sì. penso sarà una grande serata, ci sarà un gran pubblico, no? Sì, speriamo. Praticamente quella alla quale sto collaborando è una rassegna di incontri che fanno ogni anno nella mia città, che è Bellarisa Marina, in provincia di Rimini. Fanno una rassegna di incontri su tematiche comunque di sostenibilità, di economia, eccetera, organizzata dal coordinamento delle associazioni locali, tra le quali c'è anche il GAS, il gruppo d'acquisto del quale faccio parte. E quindi mi hanno chiesto di collaborare all'organizzazione. Io ho proposto una serata con Caldari, appunto, su Cos'è il denaro, e poi la proiezione del documentario L'economia della felicità, che se non l'avete visto vi invito a vederlo perché è molto, molto interessante.
E, cioè, sono cose che sappiamo già, meno male, però è fatto molto meglio. E poi un'altra serata sullo Shack, sull'arcipelago Shack. Sì, saranno due grandi serate, visto la partecipazione di questi di Caldari e poi anche con lo Shack. Fareste anche registrerete la serata con dei video, magari mettendolo su internet, su YouTube? Sì, ci abbiamo pensato e pensavamo anche di, se riusciamo, che di metterla in streaming. Dobbiamo verificare se c'è una connessione decente nella sala dove si terranno, però cioè, se riusciamo, la metteremo in streaming sicuramente. Bene, bene, se lo mettete in streaming ci sarà anche altra gente che potrà seguirvi, anche gente, ad esempio anch'io sono interessato a questa serata, quindi sarò contento se la farete in streaming. Perfetto. Ah, poi un'altra cosa, a Rimini siamo partiti anche con io e altre ragazze, altri ragazzi, siamo partiti con un gruppo di transizione e abbiamo iniziato un corso di approfondimento sul manuale della transizione. E adesso mancano, è un corso di 6 serate dove si legge il manuale di transizione e si condividono idee, si approfondisce ad ogni incontro una parte. E adesso ci mancano altri 3 incontri, poi speriamo di iniziare a lavorare a progetti concreti partendo da questa esperienza. Vedremo se darà i suoi frutti, diciamo. Grande Michael, come avevo scritto in chat, questo è molto Zeitgeist. Stai facendo un grande lavoro, non ti preoccupare se non ci sono filmati magari nostri, ma i temi sono molto correlati. Dai, passo la parola a Vincenzo da Napoli. Ciao ragazzi, buonasera. Niente, come avete potuto immaginare e vedere anche dal blog nazionale, abbiamo incominciato un ciclo di conferenze qui a Napoli, strutturato in 4 conferenze specifiche, in cui ogni venerdì, sempre dallo stesso orario, dalle 16 alle 18:30, in una biblioteca della periferia di Napoli, in particolare San Giovanni, nella periferia nord di San Giovanni, barra e Ponticelli, una periferia che comprende circa 200.000 persone. Stiamo appunto divulgando delle tematiche inerenti anche al nostro movimento. Abbiamo già concluso la nostra prima conferenza con il professor Paolo Valerio, che è un docente di psicologia clinica e neuroscienze dell'Università Federico II e anche capo dipartimento di questa facoltà e presidente delle associazioni dell'identità di genere del progetto Sinapsi, che si occupa di integrare le omosessuali e transessuali nella società, nel mondo del lavoro, eccetera. Niente, questa prima conferenza ha parlato di tutto quello che è il mondo omosessuale, da sfatando miti soprattutto, ed è questo che a noi interessava, quindi ha fatto chiarezza su molti punti e avrete modo di vedere tutta la sua conferenza sia su slide che sono riuscito a convincere il professore a mettere in Creative Commons e sia la videoconferenza che ho registrato. E sto provvedendo a inviare i file adesso, però da venerdì ho dei problemi per fare l'upload su 4Share, ma non è per il servizio, bensì riguarda la mia connessione internet che va e viene. Quindi avete modo di vedere tranquillamente tutti gli aggiornamenti. Questo venerdì farò anche io una mia conferenza che si chiamerà Open Source e Peer-to-Peer, il cambiamento mondiale dalla rete alla vita reale, quindi mostrerò insomma i progetti che tutti noi conosciamo, cercherò di fare una breve analisi di quello che sta avvenendo nel nostro paese, di come attraverso la collaborazione e quindi la conoscenza e semplicemente avendo un PC si possa insomma rimboccare le maniche ed affrontare quelle che sono le difficoltà quotidiane, dal carpooling a un sistema operativo, eccetera, eccetera. Poi avrete modo ovviamente di vedere tutto tramite YouTube e le slide che pubblicherò ovviamente. No, mi rincresce di non aver potuto fare dirette streaming, ma non avevo né il wifi,
ho provato a collegarmi anche con il mio cellulare con una chiavetta, purtroppo il segnale è troppo debole e non consente neanche di effettuare una diretta streaming attraverso queste internet key. Non c'è neanche la 3G, c'è al massimo un segnale edge, quindi non va bene per una diretta streaming. Il venerdì successivo ci sarà Emanuela Zitaggi che... Posso? Ok, ci sarà Emanuela Zicardi che è coordinatrice del gruppo di Salerno, è una psicologa, psicoterapeuta e parlerà delle Next Generation e di Internet for Peace, quindi quello che riguarderà le nuove generazioni di Internet e di come Internet stia mutando l'asset sociale, politico, economico mondiale. E come ultima conferenza avremo il neo volontario del gruppo di Napoli, Maximiliano Gambardella, italo tedesco, che ci presenterà appunto i gruppi di acquisto solidale e le banche del tempo. Quindi abbiamo avviato questo ciclo di conferenze. Successivamente passeremo alla costruzione della stampante 3D, che vorrei far vedere in questo Z-Day. Vorrei riuscire ad assemblarla, costruirla e testarla direttamente lì, in modo da far vedere praticamente che cosa facciamo a livello tecnologico anche noi del movimento Zeitgeist. E successivamente passeremo a far vedere film in sale, appunto, che abbiamo trovato. E vi dico che già in questa prima conferenza abbiamo attirato molto l'attenzione, soprattutto delle scuole. Infatti, c'erano molti presidi scolastici e insegnanti, hanno subito capito lo scopo del nostro movimento, perché ho fatto una brevissima introduzione, gli è piaciuto e tutto il resto. E comunque hanno dimostrato, manifestato anche la volontà di seguire le altre conferenze. Quindi per adesso io ho terminato, poi ovviamente ci saranno gli altri aggiornamenti nel caso ci fossero. Grazie. Grazie a te Vincenzo. Adesso passerei la parola a Diego da Firenze. Ciao a tutti. Sì, io da Firenze ho solo da aggiornarvi che stiamo organizzando due presentazioni in due scuole, una domani l'altro e una per metà febbraio. Niente, quella di domani l'altro sarà, non avremo a disposizione nessun proiettore, quindi sarà tutto parlato, quindi ci stiamo inventando qualcosa, semmai anche qualche giochino da fare con i ragazzi. Mentre per l'altro avremo un proiettore, quindi organizzeremo delle ispezioni di film, una discussione, lo guarderemo. Niente, poi per lo Z-Day non abbiamo ancora parlato a riguardo, quindi non sappiamo cosa facciamo. Poi stiamo costruendo una stampante 3D, però diciamo come stiamo costruendo io e Delio, come progetto nostro, diciamo, però dopo sarà a disposizione anche il gruppo di Firenze. La potremmo usare se si fa qualche presentazione o qualcosa del genere. Poi cos'altro? Sì, forse abbiamo una proiezione per il prossimo mese in un'associazione qui di Firenze, in cui dovremmo proiettare Moving Forward. È un'associazione collegata ai creativi culturali. Basta, no, Firenze è tutto. Oh, quante cose anche da Firenze. Ottimo. Adesso passerei la parola a Tudor, così ci allinei anche con Torino. No, stiamo adesso organizzando una serata con il pubblico che sarà tra circa 2 settimane, il tempo di preparare le ultime cose. Adesso ho visto che ci sono nuovi attivisti, ultimamente sono giunti nuovi attivisti che con voglia di fare e con le conoscenze vogliono creare progetti come questo della stampante 3D che vorremmo fare anche noi a Torino. Appunto, abbiamo in mente di progettare la stampante 3D e di fare le dimostrazioni ai incontri che faremo con il pubblico.
Questo per dimostrare anche che sono delle cose anche pratiche e non solo teoria, per far capire al pubblico che una soluzione esiste ed è pratica. Questo, cioè, anche se la stampante 3D come dimensioni non può creare di certo una casa, però fa una dimostrazione di quello che si potrebbe realizzare in grande scala. Oltre a questo, è ancora in fase di progettazione anche il progetto degli orti urbani, che vorremmo anche questo attivare, magari quando ci saranno più attivisti, visto che adesso ci concentriamo sulla stampante 3D e sugli incontri con il pubblico. E appunto poi vorremmo anche fare lo Z Day, che è a marzo, quindi per adesso ci sono questi progetti in costruzione, diciamo. Beh, direi che per un gruppo che è risorto da pochi mesi è già tantissimo, ragazzi, complimenti anche a voi, state facendo tanto. Allora, volevo un attimo aggiungere una cosa dall'intervento di Vincenzo che gli era scappato di mente mentre era qui con noi, che a Napoli stanno anche, anzi a Casoria, al suo comune di residenza, stanno preparando un progetto per portare nei computer della pubblica amministrazione la migrazione da Windows a Linux in modo tale da risparmiare su molte licenze. E, infatti, quando Vincenzo gli ha parlato di Linux al sindaco è stato veramente toccato nel portafoglio, è rimasto subito entusiasta e probabilmente riusciranno a far installare Linux su tutti i PC della pubblica amministrazione di Casoria. Invece parto con la reportistica di Milano. Abbiamo fatto finalmente partire il progetto di Orto Cittadino. Ci eravamo un po' arenati con il bando Coltivami che offriva c'era il comune che offriva degli spazi comuni per i singoli cittadini o per le associazioni, gruppi, eccetera. Ma a un certo punto erano spariti tutti i riferimenti dal sito, non si capiva bene come si potesse fare, era un po' demoralizzati su questa cosa. Poi un giorno la mia ragazza Veronica ha scoperto, parlando con un vicino, che a 100 metri da casa nostra c'era il Politecnico di Milano che aveva fatto partire un progetto simile di orto, si chiama l'Orto Conviviale, e siamo andati il sabato, visto che si ritrovano il sabato mattina, a incontrarli e subito dopo una breve presentazione siamo stati messi a lavoro a zappare, a spostare il compost, eccetera. Finita l'attività fisica nell'orto, quando ci sarà la bella stagione, verrà fatto anche un pranzo conviviale con tutti gli ortisti. Quel giorno nevicava, quindi abbiamo pensato di evitare la cosa e ci siamo poi ritrovati nel pomeriggio per la parte più progettuale, più di discussione. Tenete presente che il progetto è partito non da tantissimo, quindi sono ancora abbastanza indietro e sono rimasti molto entusiasti di idee come la permacultura, l'orto sinergico che comunque già avevano e anche di altre idee come l'idroponica, l'acquaponica, lo scambio di sementi con altre realtà simili per liberarci un po' dalla stretta delle grandi multinazionali che vendono sementi che non fanno semi con la crescita delle piante e niente, quindi sono già ritornato sabato successivo, è venuto pure Ezio, un altro attivista di Milano, poi mi ha raggiunto anche Stefan e direi che per Milano possiamo dire che è partito il progetto di Orto Cittadino. Sto piano piano passando concetti vicini alle nostre idee come il Creative Commons, gli ho proposto di documentare tutto quanto quello che si fa e rilasciarlo in Creative Commons. Poi ovviamente l'ingresso è solo pubblico, quindi è disponibile a chiunque, quindi ci saranno anche delle fasi di formazione quando noi pure saremo formati, perché in realtà il Politecnico è un'università di design, di architettura,
non ci sono molti agronomi, quindi noi abbiamo un attivista che è Claudio Galbiati, che sta studiando agronomia, quindi spero che anche lui, si è già offerto, verrà a darci qualche supporto per la parte più, diciamo, tecnica. Comunque è un progetto partito e una volta che avremo anche un po' di esperienza condividerò con tutti quelli che stanno facendo partire progetti simili questa esperienza. Poi, sempre la stessa settimana sono andato con un altro attivista di Milano, Ike, al PC Officina, che è un'associazione di trashware, recuperano PC o comunque prodotti elettronici o vecchi che la gente non vuole più o addirittura rotti. Li rimettono a nuovo installando GNU Linux e facendo quattro chiacchiere, si ritrovano tutti i giovedì e abbiamo stretto un po' una piccola amicizia dove ci siamo riproposti, visto che noi a Milano abbiamo questo progetto attivo di rigenerare PC con vecchi PC con Linux, di supportarci a vicenda, cioè magari loro ci possono aiutare a tenere pezzi di ricambio per PC, magari che noi recuperiamo che sono guasti. Magari ci aiuteranno con le installazioni o con la distribuzione se si trovasse poi una volta che avremo fatto tutti questi PC dovremmo anche regalarli a qualcuno, magari ci possono aiutare pure loro. Erano comunque entusiasti del progetto e anche del progetto di stampante 3D, quindi ci daranno una mano anche quello. Il progetto di stampante 3D a Milano, come a Napoli, immagino, è momentaneamente bloccato perché stiamo attendendo la fine della creazione del video da mandare per la campagna di crowdfunding, quindi aspettiamo quello e poi una volta fatta questa campagna partiremo anche noi o se le cose vanno troppo sulle lunghe vedremo di fare l'acquisto delle componenti con un'altra via. Il progetto di rigenerare i vecchi computer ha ripreso un bel andazzo. Ci siamo incontrati a casa di Ezio per lavorare sull'immagine e il nostro sistemista capo, Ike, super esperto di GNU Linux, ci ha convinti a passare a Debian contro Ubuntu, che comunque risulta un po' pesante su alcuni computer vecchiotti. E quindi stiamo lavorando per creare una checklist, o meglio, un setup automatico, in modo tale che una volta fatto quello, poi verrà fornito agli attivisti che lavoreranno a questo progetto, in modo tale che le installazioni, le configurazioni di questi PC saranno più o meno tutte uguali e automatizzate, in modo tale da non dover perdere troppo tempo. Tra l'altro, questo sabato appena passato abbiamo fatto un incontro tra attivisti al Chiama Milano. Abbiamo rincontrato un ragazzo che era venuto a trovarci qualche mese prima, poi non si era più fatto vivo, ma perché aveva lasciato Milano temporaneamente, è ritornato più carico che mai, anche lui adesso ci darà una mano con questo progetto, quindi siamo molto felici di questo. E in realtà abbiamo conosciuto anche altri nuovi attivisti molto propositivi, avremo molte novità a breve, quindi siamo fiduciosi, abbiamo fatto questo incontro tra attivisti pensando un po' alle attività dell'anno e il grosso delle attività sono, vabbè, le solite presentazioni, anche noi puntiamo molto su farci conoscere dalla cittadinanza che per il momento c'è un po' ci ignora, comunque con la fortuna di avere uno spazio come il Chiama Milano che dal mese prossimo tra l'altro cambierà sede, non sarà più lì vicino al Duomo, cioè sarà sempre vicino al Duomo ma cambierà sede per ristrutturazione, comunque continueremo con i nostri incontri. Abbiamo pensato però di non farli più ogni mese ma di alternare un incontro tra i nuovi contatti presi il mese precedente che però hanno voglia di attivarsi in modo tale un po' da farli di alternare, cioè non avere sempre una presentazione perché sennò una persona che ha visto la presentazione poi viene la volta dopo, magari si parla anche di qualche concetto nuovo però potrebbe annoiarsi, invece in questo modo riusciamo a introdurre nell'attivismo nuovi curiosi o interessati che vengono a darci i loro contatti negli incontri precedenti. Mi pare che per Milano sia tutto e adesso lascerei la parola un po' a tutti per il discorso Z-Day.
Ovviamente anche noi nel nostro incontro attivisti abbiamo messo il punto sullo Z-Day, cosa fare, visto che cominciamo a esserci. E un'ottima idea di Stefan Dano è stata quella di far vedere ciò che di pratico stiamo facendo. Quindi ad esempio fare un corso su come installare un computer da Windows a Linux. Ci piacerebbe avere una stampante 3D per dimostrare come si stampa con una stampante 3D, faremo in modo di avercela per quella data. Poi possiamo invitare, avere qualcuno del progetto dell'Orto Conviviale per parlare di questa realtà alla gente, far capire che si può produrre il proprio cibo senza doverlo andare a comprare dalla grande distribuzione. E magari fare anche una presentazione, perché poi quello è anche il nostro progetto. E altre idee. Poi Andrea Concia, che è il nuovo coordinatore del GDL Musica e Arte, ha scritto un documento che avevo già cominciato a condividere con i primi arrivati, adesso vi ripubblico anche a voi, così non so se l'avete già letto, comunque possiamo leggerlo insieme e un po' pensare a quest'idea. Sì, si potrebbe leggere insieme, magari discuterne, vediamo un attimo di vedere di cosa si tratta, magari di organizzare tutti insieme, cioè più coordinamenti possibile per il Beta Gay. Allora, questo è il link. Io l'ho già letto, se volete vi faccio... Ma no, dai, leggiamolo insieme, tanto è abbastanza veloce come lettura. Qualcuno lo vuole leggere? Vabbè, allora... leggerlo a voce tutto quanto? Ah sì, tanto andranno via 2-3 minuti, non credo che... Dai, lo leggo io, vedo di fare una lettura rapida. Vedo solo due visualizzatori. Aprite. Così almeno riuscite a seguire se va troppo veloce. Comunque, lo scrive Andrea. Ciao amici attivisti, era da tempo che volevo scrivervi. La ragione d'essere di questo documento è un'idea venuta a me col Diven Pat, che sarebbe Patrizia, coordinatrice del gruppo di Verona e co-coordinatrice con me del GDL Arte e Musica. L'idea è quella di organizzare un evento nazionale con a tema l'arte e il movimento Zeitgeist. Quindi questa idea non è esclusivamente per lo Z-Day, ma potrebbe essere utilizzata comunque per un altro evento. Prima di descrivervi come io mi sono immaginato questo evento, voglio premettervi due cose. Prima di partecipare al movimento come attivista avevo visto i film di Peter Joseph, come penso molti di voi, ma credetemi, la spinta che mi ha portato ad avvicinarmi a Zeitgeist Italia è stata la visione su YouTube dell'evento Simposio Società Sostenibile del novembre 2011. È lì che ho capito da osservatore esterno che nel movimento ci sono dei ragazzi, delle persone che ci stanno mettendo la faccia e il proprio tempo. Un film è sempre qualcosa di astratto, per quanto potentissimo mezzo di comunicazione. Questo per sottolineare l'importanza di un evento nazionale che ci riunisca tutti in uno stesso posto, conoscerci meglio, confrontarci e soprattutto mandare un messaggio ai futuri attivisti, cioè che noi ci siamo e proviamo nel nostro piccolo a fare la nostra parte. E questa mi sembra un'ottima considerazione. Poi prosegue, l'importanza dell'arte, e qui penso di sfondare una porta aperta quando dico che in una società in decadenza l'arte, se veritiera, deve riflettere questa decadenza. E a meno che non voglia tradire la propria funzione sociale, l'arte deve mostrare un mondo in grado di cambiare ed aiutare a cambiare. Qui veniamo alla ragione d'essere dell'evento, almeno per come lo vedo io. Prima però mi presento, visto che probabilmente ci troveremo a fare delle cose insieme, ritengo opportuno dirvi due cose su di me senza annoiarvi con la mia biografia. Mi chiamo Andrea Carmine Acconcia, ho 21 anni e vivo a Bologna. Nella vita ho fatto una scelta, cioè quella di mettermi in discussione cercando di non seguire la strada che mi avrebbe creato meno problemi, ma la mia strada. Questo mi ha portato a cambiare prima la mia vita e poi ad aiutare quella di chi mi sta attorno. In quanto ho raggiunto un certo livello di benessere comincia a dare, è inevitabile, altrimenti la mia felicità si ferma dove non c'è la tua. Detto questo, faccio tante cose nella vita, sono uno scrittore, anche se non ho ancora pubblicato niente, visto che il mio romanzo, dopo quasi 2 anni di lavoro, ancora non smette di tormentarmi.
Ho lavorato in radio come animatore turistico, feste private, come educatore, dipingo ogni tanto, suono la chitarra, ho studiato teatro, mi sono laureato per scelta e ovviamente sono un attivista, facendo parte di questo e di altri gruppi. Beh, mi pare abbastanza, ora vengo all'evento. L'idea è quella di presentare in un teatro quello che vediamo nella nostra società. Com'è? Come potrebbe essere? Ci sono i film, è vero, ma c'è anche il teatro, la musica, la fotografia, la pittura, la scrittura e ribadisco l'importanza di un evento nazionale in cui i ragazzi semplici mettono il loro tempo libero al servizio di una casa, di una causa, penso. Quella di utilizzare l'arte per sensibilizzare le persone. Io me lo sono immaginato così. Inizio, arrivo nel teatro o in un'altra struttura come mostra all'ingresso. Con mostra all'ingresso. Saranno esposti tutte le fotografie e le tele degli artisti che le metteranno a disposizione. Il tema ovviamente può essere quello della rappresentazione delle nostre città o più in generale della nostra società. Com'è? E come potrebbe essere? Traendo spunto dal degrado di alcune nostre città o perché no da alcune rare realtà virtuose. Penso ai villaggi, comuni all'avanguardia della sostenibilità, che dimostrano che la transizione è possibile. Rappresentazione. Avranno luogo per tutta la giornata performance artistiche, musicali, teatrali, eccetera. Ovviamente devono essere in linea con il movimento, quindi ci sarà una scaletta preparata in precedenza. Ovviamente diamo libero sfogo alle vostre idee. Si può partecipare recitando, scrivendo una sceneggiatura, scrivendo un racconto o una poesia, che può essere letto cantando col proprio gruppo o col proprio strumento. Insomma, le idee non mancano e sicuramente a voi ne verranno delle altre. Il punto è realizzarle e portarle in scena. Io a Bologna partecipo a un altro gruppo chiamato Progetto Arte, in cui conosco ragazzi che sarebbero disposti a mettere in scena la scena iniziale del film Il Pianeta Verde. Tanto per capirci, la scena dove parlano degli umani e di quanto sia assurda la società in cui viviamo. Come detto, tante idee. Adesso ci vuole la voglia e l'impegno per realizzarle. Quindi mi rivolgo a tutti gli attivisti del movimento e a tutti gli artisti che ne fanno parte. C'è bisogno dell'aiuto di tutti perché da solo non posso fare ben poco. C'è bisogno dei coordinatori cittadini che diffondano la notizia nella loro zona sia per coinvolgere artisti che spettatori dell'evento. C'è bisogno di artisti che abbiano voglia di lavorare alla messa in scena di performance artistiche. E c'è bisogno anche di un aiuto per l'organizzazione logistica. Per quanto riguarda il luogo e la data non vi so dire nulla di certo. Un secondo. Perché sono idee che stanno nascendo in questi giorni, quindi siamo in work in progress. Ci sarebbe un teatro a Verona che riusciremo ad avere con pochi soldi, ma su questa cosa devo ancora parlare bene con Pat. Io posso curare tutta la fase organizzativa dell'evento, ossia essere il referente di tutti gli artisti per quanto riguarda l'elaborazione e la compilazione della scaletta. E ovviamente posso anche dare una mano nella messa a punto delle rappresentazioni, sempre nel limite delle mie capacità. Sulla sede ovviamente aspetto tutte le proposte dei vari gruppi cittadini, in quanto dove è più semplice farlo lì si farà. E ovviamente ci vuole la volontà dei vari gruppi cittadini di spostarsi perché è chiaro che a molti toccherà farlo. Ma con i vari mezzi di carpooling o di couchsurfing, oltre a qualche attivista che potrà ospitare, penso che non sia un ostacolo insormontabile. Come data si pensava allo Z-Day, che di solito si tiene a marzo, ma ovviamente è una data flessibile. Sarebbe bella l'idea che invece che vari ZD locali ci trovassimo tutti insieme in una sola città nel medesimo luogo. La finisco. Con così poco tempo non è una cosa semplice da fare, ne sono cosciente, ma io non rimanderei oltre aprile-maggio, anche perché quest'estate al 90% sarò all'estero e non posso dare il mio contributo. Con la volontà e l'aiuto di tutti possiamo farcela anche per marzo, l'importante è cominciare a fare sentire la vostra presenza. E mi rivolgo soprattutto agli artisti che dovranno lavorare a delle esibizioni. Ovviamente chiediamo di fare questo lavoro di preparazione e esibizione gratuitamente, il movimento Zeitgeist non ha scopo di lucro, quindi siamo tutti volontari che mettono a disposizione il proprio tempo. Quindi non si pretende nulla da nessuno, ma questa potrebbe essere una vetrina per i vostri talenti artistici, oltre a farvi conoscere altre persone come voi, che renderanno sicuramente migliore la vostra qualità della vita. In effetti quest'ultimo è il motivo che spinge me a voler organizzare l'evento.
Chiunque legga questo documento può scrivere al fondo della pagina le proprie idee e poi diffondere la notizia agli artisti nel movimento, che ci sono ma ancora non conoscono mai gli altri artisti perché è un GDL partito ufficialmente da poco. Detto questo, vi lascio una serie di contatti, eccetera, eccetera. Bene, chi vuole cominciare a commentarlo? Sì, sì, vai Diego, poi parto io. È un po' quello che si voleva fare tanto tempo fa, quando c'era ancora il Pistono come coordinatore. Quindi se c'è l'energia per farlo, mi pare che si può andare. Beh, per quanto riguarda l'incontro in una città tutti insieme di coordinatori, è una cosa fattibile, però dobbiamo organizzarci in modo, cioè dobbiamo organizzarci bene affinché si riesca a avere il, come dire, il minor tempo, visto che c'è poco tempo, cioè sono 2 mesi, per organizzare sia il raduno che poi l'esposizione magari a un pubblico che verrà all'incontro. Quindi sono 2 aspetti dell'organizzazione, che sono questi appunto: di prima fare il raduno di tutti quanti, che neanche questo non è facile, e poi fare la presentazione bene e in modo coordinato. Sì, per lo Zatarei mi pare impossibile da fare, semmai per maggio. Sì, diciamo che anch'io mi ho aspettato a dire la mia per non, ovviamente, non influenzare nessuno. L'idea mi piace, però già quando mi era stata detta, proprio quando era ancora un embrione, che in teoria ci sarebbe stato anche più tempo poi per organizzare tutto, ero un po' combattuto sulla parte bella, che è quella di incontrare tutti voi, vedersi dal vivo, che è tutta un'altra cosa che parlarsi a un TeamSpeak. Vedevo però come lato negativo il fatto che avremmo tolto a molte città che quest'anno sono molto attive. Oltre a noi qui presenti ci sono anche altri gruppi cittadini che comunque stanno, magari non vengono nei T-Speak o non scrivono su Facebook, ma stanno comunque facendo il loro lavoro nelle loro zone, e avremmo tolto l'opportunità a gente nuova di quella zona di avere uno ZDI a portata di mano. Quindi un evento del genere raccoglierebbe di sicuro tutti quelli che già più o meno ci conoscono, attivisti magari dormienti, simpatizzanti, eccetera, ma limiterebbero i nuovi che ci scoprirebbero per caso più o meno la zona di dove si terrà questo TeamSpeak, questo evento. Quindi anch'io sarei più propenso a pensarlo come un evento successivo allo ZDI, anche per avere più tempo per farlo, ma mi piace veramente tanto come idea. Tra l'altro, come gruppo di Milano abbiamo degli attivisti che magari sono un po' saltuari nel movimento, ma che sono molto attivi nei loro campi. Ci abbiamo delle attrici, un po' di musicisti, quindi l'idea mi piace. Mi piace anche l'idea di incontrare tutti voi, quindi anch'io la vedrei più come un evento da fare il mese successivo, o comunque qualcosa di simile. Sì, ma lo ZDI è a marzo, quindi sì, secondo me prima di maggio non ci si fa, anche perché la gente sarà impegnata a fare lo ZDI, quindi fino allo ZDI non ci sarà tanta energia, a meno che ci sia un gruppetto che si concentra su quello. Poi per l'evento sì, sarebbe bellino coinvolgere anche artisti, non solo proprio attivisti, ma che sono simpatizzanti, o anche se non sono simpatizzanti, comunque una volta gli spieghi il concetto, insomma, sì,
sono favorevoli a partecipare a fare dei lavori sul tema, insomma. Ma appunto riguardo alla JDay, visto che le vostre considerazioni, ogni gruppo cittadino farà la sua conferenza con il pubblico per far conoscere, diciamo, l'incontro annuale che c'è in tutto il mondo, e poi si potrebbe magari più fare come si è fatto la scorsa volta, un simposio dove tutti ci incontriamo e invitiamo anche altre persone come l'altra volta, come sono venuti questi esponenti come Caldari e altri che sono venuti l'altra volta, si potrebbe ripetere anche quest'anno. Te dici per lo ZDay di Torino o per fare uno ZDay? No, intendevo proprio, cioè oltre lo ZDay, prima facciamo lo ZDay e poi pensiamo a fare questo simposio, perché se tutti sono impegnati a fare il suo ZDay, come dire, del suo gruppo locale, non possono anche venire al gruppo all'incontro nazionale, quindi fare prima il ZDay tutti i locali e poi fare l'incontro nazionale più in là. Certo, sì, era un po' quello che anch'io ho pensato, magari lasciando un mesetto per darci il tempo poi di buttarci sotto. E voi come ZDay che idea avete? Cosa pensate di fare? Io più o meno vi ho detto un'idea che è uscita a Stefano, che mi è sembrata molto interessante. Noi un anno abbiamo fatto qualcosa di abbastanza simile a quello raccontato da Andrea, cioè avevamo fatto la proiezione dell'addendum intervallandolo con delle performance di vari artisti, da cantanti a musicisti di vari strumenti, dal classico a un gruppo pseudo punk che suonava dei sintetizzatori. Cioè abbiamo mischiato molto, abbiamo avuto queste performance e c'erano anche dei quadri appesi in questo locale. Purtroppo però, appunto, come dicevo prima Ezio, della questione del tempo, quella lì era stata una giornata pessima, una pioggia disumana, pur essendo al coperto avevamo avuto poco pubblico, poi c'era stata anche poca pubblicità, poca promozione dell'evento. E noi pensavamo a Milano, tra l'altro, essendo un gruppo abbastanza collaudato e numeroso, e comunque qualsiasi altro gruppo cittadino che è in grado di sostenere un simposio molto condito, pensavamo di magari organizzare anche delle dirette streaming tra le varie, chiamiamole, piazze italiane, dove, non so, se noi abbiamo qualcosa, non so, un'intervista col professore che parla dell'orto cittadino, possiamo mandarla in streaming su Incia, possiamo mandare tutto il TeamSpeak in streaming e magari, non so, lo ZDay di una città con un solo attivista che però è riuscito magari a ottenere una stanza con un proiettore, può magari mandare in streaming quello che facciamo noi e di fatto aiutiamo anche i gruppi cittadini un po' più scarni di attivisti, e magari lo stesso potrebbero fare anche gli altri gruppi cittadini, non so, di Firenze o Torino o non so, Rimini, che anche voi farete tante conferenze in quel periodo. Sì, è bellina come idea. Poi bisogna, un po' difficile i tempi, però se ognuno fa la sua, si mette su un documento tutti i tempi, gli orari in cui uno cede vari interventi più o meno, e poi uno può decidere di collegarsi dove vuole, diciamo, perché fa coordinare tutti insieme, se no lo vedo difficile. Sì, magari si sceglie uno o due eventi per ogni gruppo cittadino e poi
tenendo una finestra molto larga, perché come sappiamo poi gli inconvenienti sono sempre alla portata, dietro la porta, dietro l'angolo, anzi è meglio. Anche se oramai abbiamo una bella scaletta che dovrebbe aiutarci a ridurre tutti gli intoppi, ma è meglio sempre tenersi un buon margine. Si può fare come idea se vi piace, se vi interessa. E a questo punto io magari pensavo di cominciare a creare già un documento sul quale lavorare. E per l'idea di Andrea, si può anche cominciare magari a provare qualcosina, cioè, immagino che lui ha esteso l'appello a tutti i gruppi cittadini, perché ovviamente la raccolta di questi artisti, poi ogni gruppo cittadino avrà i suoi contatti. Noi a Milano qualcuno ce l'abbiamo, immagino anche voi per le vostre città. Si potrebbe magari cominciare anche a lavorare all'altro evento. E che ne so, se a Milano abbiamo, che ne so, butto lì un musicista, si organizza che il musicista farà una parte in questo evento del GDL Musica e Arte e verrà a farlo come prova, come preparazione al Gazzetta Day di Milano, in modo tale che sarà una sorta di, cioè si riutilizza il lavoro dello Z Day poi anche per questo progetto. Potrebbe essere un modo per non perdere tempo, per cominciare a lavorare anche a quello e fare un po' entrambe le cose. Sì, buono. Boh, noi a Firenze sappiamo cosa fare per lo Z Day, perché l'anno scorso avevamo proiettato un moving forward, ma non lo rifaremo più perché venne una persona e basta praticamente di nuovo. Quindi o riusciamo a organizzare qualcosa di diverso, o se no, non so, ci si collegherà in streaming forse. Allora, che siete in tanti con una buona parlantina, potete fare una bella presentazione, mandare qualche filmato. Quest'anno con Ezietto, con Corriglione, hanno prodotto un sacco di filmati, di pillole interessanti. E secondo me siete molti del gruppo di Firenze sono in grado di tenere un dibattito, magari intervallandolo a qualche diretta streaming. Di sicuro si riesce a fare qualcosa, no? No, sì, questo è vero. Con un po' di pillole. Sì, bisogna parlarne ancora. Perché poi quello che anche da amici, conoscenti, mi hanno sempre detto: sì, beh, sono cose interessanti, però 2 ore di film uno si rompe i coglioni e si addormenta. Invece abbiamo notato che quando cerchiamo di intervallare un po' le cose, il pubblico rimane comunque un po' più sull'attenti. Ogni tanto finisce il film, allora si risveglia un attimo, ti ascolta, poi si addormenta. Però è già più interattiva come cosa. Sì, infatti. Poi se va bene dovremmo avere anche la stampante per lo Zero Day. Ah, ecco, dopo se te, Gao, te c'hai la lista di dove comprare i vari componenti su eBay? Io ho una lista dei componenti, sì, c'erano anche i pezzi, ma voi quando la comprereste? Perché anche noi vogliamo farla, sta stampante, e non è una cifra così proibitiva da fare un crowdfunding, cioè ha senso se lo facciamo per tutti, però se deve andare avanti per i secoli, visto che lo Z Day comincia ad avvicinarsi, anche noi stavamo pensando di cominciare ad anticipare quantomeno la spesa prima della raccolta fondi. E nel caso fate l'acquisto, sentiamoci, perché magari lo facciamo pure noi. Sì, noi facciamo l'acquisto veramente Riguardo. questa settimana, quindi mi dovrebbe arrivare i pezzi di plastica tra qualche giorno, appena mi riesco a prendere la lista degli altri componenti che devo comprare, io vado a fare l'acquisto. Quindi se ce l'hai me la mandi, poi semmai se la volete comprare insieme a noi se ne parli.
Facciamo che ne parliamo se ci siete domenica, perché tanto si parlerà ancora di ZD, di questo progetto interessante. Io vedo di capire un po' meglio a che punto è questo video per il crowdfunding, visto che abbiamo avuto la registrazione da una doppiatrice professionista, che è la sorella di Veronica. Abbiamo fatto in inglese, io ho fatto il video, Jacopo ha fatto il video, cioè manca poco. Quindi basta dare due o tre calci alle persone giuste e vedi che secondo me si pubblica velocemente. Però anche i tempi per lo ZD cominciano a stringersi, quindi vedo di capire un po' come siamo messi nel caso si parte con gli acquisti. Sentirei anche Daniele Podige, che lui è il più aggiornato su tutte le evoluzioni dei vari pezzi. Ok, vai, scrivo a Podige. Allora, tornando invece allo ZD, come rimaniamo noi? Poi vedrò di pubblicare qualcosina anche sul sito e sui nostri vari canali. Creiamo un documento di brainstorming, possiamo farlo anche in diretta, cioè adesso. Dai, comincio a creare il documento, magari cominciamo a strutturarlo velocemente, poi ci cominciamo a lavorare, magari. Non so voi come siete messi con gli impegni, ma potremmo anche sentirci non fra un mese, ma fra 15 giorni per lavorare, o comunque sentirci, non so, personalmente o quando preferite per sincronizzarci un po' con il lavoro. Il documento, scusa, per cosa? Per organizzare lo ZD, visto che c'era un po' l'idea di fare anche gli streaming, bisognava incastrare due o tre cosette, magari ci può convenire sentirci prima del mese prossimo. Ok, noi ancora non sappiamo niente, quindi. Io ci sono, ascolto comunque, eh. Ok, a te. Pensi di fare qualcosa per lo ZD lì a Livorno o ti aggreghi ai ragazzi di Firenze? Penso che mi aggregherò ai ragazzi di Firenze sicuramente. Vieni qua, buono, così ci si conosce. Ma forse Diego ci siamo già conosciuti, credo, Quando? a Torre del Lago l'anno scorso. No, non c'ero io. Allora no, e poi un'altra volta a Firenze ci siamo incontrati con i ragazzi, ma si parla di 2 anni fa, 2 anni e mezzo. Beh, ci si riconosce, semmai. E noi siamo stati, ieri siamo stati a vedere la Touche, che era a Colle Valdelsa. Ho visto le foto di Delio con le schermate della presentazione. Hai visto quelli di Delio, carine, no? Quello è il suo programma virtuale per le elezioni, diciamo. Lui non partecipa come partito, però diciamo in Francia gli hanno chiesto intanto di fare un programma. Allora, abbiamo creato questo programma, tra virgolette, virtuale, per cosa andrebbe fatto per andare verso una decrescita. Comunque, la Touche, tanta roba. È stato molto bello. In linea, penso, quasi completamente con il nostro movimento. Eh sì, come anche i vari transition, decrescita, sono tutti molto vicini. Cioè, più o meno stanno tutti capendo quali sono le problematiche e come si possono risolvere. Poi ognuno magari la guarda dal suo punto di vista, ma in fondo è tutto lì. Cioè, son poche e semplici le cose da fare. Ragazzi, io chiuderei la registrazione, magari poi andiamo avanti. Adesso sto creando il documento, ve lo comincio a girare. Quindi saluto tutti e do l'appuntamento al prossimo TeamSpeak. Ciao ragazzi!